Buongiorno a tutti e ben ritrovati qui per l'ultima giornata di vacanza, vera e propria ultima giornata di vacanza, dato che domani ricomincio a lavorare. Ho già preparato tutto, ho liberato la stanza, mi trovo ancora in stanza, però adesso scendo, pagato, pagato, e adesso riprendo la strada verso casa. Però prima volevo fermarmi al lago di Mosico a San Vito di Cadore per vedere un po' cosa ci riserva quel posticino. Però prima, dato che è prestino, sono le 9:30 e per arrivare al lago da qui ci si impiega più o meno un'ora, volevo andare in quella zona lì dove c'è quel sentiero fino su e vedere un po' cosa c'è da quelle parti. Adesso mi preparo, giubbotto e si parte. Allora, sto prendendo il sentiero che vi ho fatto vedere prima per arrivare un po' sull'altopiano lì, più o meno a metà, per vedere cosa si vede. Allora, qui c'è anche lo ski lift lassù. Questo è il centro di Sesto, vicino a San Candido. Poi lì in fondo, più o meno lì, c'è un'altra funivia, porta fino su. Proseguo per di qua, vediamo un po'. Qui ci sarebbe una dronata, eh? Poi vedo se riesco a farla. Quello lì è l'albergo dove ho soggiornato in questi giorni. Là vicino c'è un puntino, lì si vede anche la Vespa dietro quella macchina. Spettacolo! Thank you.
Allora, ho fatto decolare il drone e qui c'è una vista pazzesca di quasi tutto il centro di Sesto, bellissima, e spero che le riprese siano venute fuori bene. Ora ritorno giù, vado a prendere la Vespa e parto. Eccoci. Fuck back. We'll be right back.
Allora, sono arrivato al lago di Mosigo, precisamente a San Vito di Cadore, a qualche chilometro dal centro di Cortina. Ho fatto una pausetta a un barretto fra il lago e Cortina. Sono fermato un'oretta, ho mangiato qualcosina e poi sono arrivato qui al lago e adesso facciamo un po' una panoramica, vediamo cosa c'è di bello da vedere. Lago di Mosigo, che per chi è appassionato della serie Un passo dal cielo su Rai 1 lo conoscerà, in quanto è stato il set dell'ultima stagione, della stagione numero 6, da quando si sono spostati dal lago di Braies a qui. E la location devo dire che è veramente molto molto carina.
Allora ragazzi, la visita al lago di Mosico finisce qui. Alla fine non c'è moltissimo da vedere, c'è il lago, c'è lo chalet, c'è tutto il camminamento attorno al lago, molto carino. E poi c'è un po' di foresta in giro, c'è il torrente, e un po' di boschetti e via. Quindi una visita molto molto corta. Qui vengono molte persone così a sdraiarsi sotto gli alberi, a stare un po' tranquilli. Quindi ottimo. Allora, ho messo sotto carica il drone con il power bank perché ho notato che qui un po' più avanti c'è un altro lago con una diga che sarebbe bello filmare dall'alto con il drone. Quindi, siccome si è scaricata la batteria, provo a caricarlo, vediamo quanto riesco a caricare, quanto più che altro riesco a volare. Quindi non vi prometto nulla sul filmato con il drone, però spero di farcela. Allora ragazzi, la serie sul viaggio in Austria finisce qui. Vi do un saluto qui in mezzo ai boschi del lago di Mosico. Vi lascio alle ultime clip, spero di riuscire a fare la dronata finale sull'altro laghetto un po' più qui avanti. E niente, spero che questa serie vi sia piaciuta. Grazie per aver visto questo video e tutti gli altri precedenti. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se vi piacciono i miei contenuti. Vi lascio appunto alle clip finali, vi saluto e noi ci vediamo alla prossima.